Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha disposto ad incontrare il comitato di amministratori impegnati nella lotta per la riduzione delle tariffe e per la messa in sicurezza dai 24 ai 25, come si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Lega. Ma in assenza di una convocazione ufficiale ancora, la manifestazione in programma il prossimo 26 novembre si farà. La posizione dei 115 amministratori di Lazio e Abruzzo, insomma, rimane ferma e le richieste al governo sono semplici ormai note: riduzione delle tariffe, annullamento dei pedaggi per i pendolari, ovviamente messa in sicurezza delle arterie autostradali. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo, impegnati nella lotta contro il caro pedaggi per la sicurezza dell'A24 A25, dopo l'ultimo sollecito inviato al ministro Salvini, hanno appreso dai giornali che il ministro sarebbe contento di incontrarci, ma al momento di fatto non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale né tantomeno una convocazione. Pertanto noi continuiamo la nostra battaglia, confermiamo la manifestazione prevista per il 26 novembre e nell'attesa di essere convocati dal ministro continuiamo la nostra battaglia fino a quando non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Sono anni che ormai le richieste sono sempre queste, ma a parte il blocco delle tariffe ottenute dopo varie mobilitazioni, si è andata avanti tra provvedimenti tampone, colpi di scena nella gestione, ma senza di fatto una decisione risolutiva, quella che oggi i sindaci chiedono a Salvini.